Buongiorno, finalmente dalla casina nuova. Sì, ci siamo trasferiti finalmente. Infatti, presto vi farò l'home tour. Non vedo l'ora di essere qui. Finalmente ci siamo. Ci siamo. Sì, abbiamo già fatto diverse cene con amici, parenti. Ora, domani credo, dovrebbe venire anche la zia del mio ragazzo, poi quando torna verrà anche sua cugina. Nel frattempo ci sono persone di fronte a casa. Comunque, visto che mangio troppo McDonald's, perché come sapete io ci lavoro. Ma forse non ve l'avevo detto, vabbè, comunque io lavoro al McDonald's. Mi sono preparata la pasta con la mozzarella e il würstel da portare al lavoro, perché almeno così mangio quella e evito di mangiare troiai, visto che voglio dimagrire, perché anche mia mamma e mio ragazzo mi stanno rompendo. Cosiddetti perché vogliono che dimagrisco, e in effetti c'hanno ragione, perché comunque con il fatto che ho smesso pallavolo, io facevo pallavolo fino a qualche anno fa, ora lo sto risentendo anche sulla schiena. Infatti delle volte mi fa male. Comunque, tra un po' esco perché vado. Cioè, andiamo a pranzo dal suocero, perché mia suocera non c'è e non volevamo lasciare mio suocero da solo, quindi andiamo da lui e dal canino del mio ragazzo, che avete già visto in alcuni vlog, ve l'avevo già fatto vedere. Comunque, riuscissi a mettere questa benedetta pasta dentro il sacchetto magari? Ok, ci sono riuscita. Comunque, vi voglio far vedere una cosa che mi ha comprato la mamma. Mia mamma ci ha comprato questa piantana, praticamente adesso è dietro il tavolo, però comunque c'ha un cappello rosso e un cappello arancione, molto carina, molto molto carina. Adesso finisco di bere, sono le 11, non ancora è presto. Comunque, nel frattempo abbiamo fatto anche la scorpacciata di ragù, due e altri tre qua, che abbiamo congelato, e poi non si vedrà una mazza. Comunque abbiamo fatto la scorpacciata di pomarola e la marmellata che ha fatto il mio ragazzo, che praticamente le more. E il marmellato di mare l'ha prese quando siamo andati al mare, l'ha raccolte davanti casa della mamma di mio zio. E quando siamo tornati abbiamo comprato i vasi, scusate per questi, ho fatto la ceretta poco fa. E niente, praticamente abbiamo comprato i vasetti e ha fatto la marmellata. Solo che a me non piace, a me non mi piace proprio la marmellata di mare, mi piace solo quella d'albicocche. Io mangio solo quella, però non è che la mangio spessissimo, anzi cerco di non mangiarla anche perché non è che ci tiro tanto. Comunque, ieri ho fatto gli spolmatini di carote. Fatemi sapere se volete vedere la ricetta di come li faccio, così appena ho un po' di tempo. Anche domani se lo registro. Comunque, fatemi sapere voi quando lo volete il video, vi faccio vedere come li faccio, almeno vi faccio vedere il video ricetta, diciamo, tra virgolette. Comunque,
Casa bellissima, ci troviamo veramente, veramente, veramente bene. Non vedevamo appunto l'ora di venire a starci perché comunque, come sapete, aspettavamo il materasso e ci hanno messo un po' per mandarcelo, però devo dire che sono stati abbastanza veloci, tra virgolette, perché sono venuti a prenderlo il venerdì e ce l'hanno riportato il venerdì dopo, una settimana dopo, però ce l'hanno riportato. Comunque, casa bellissima, la mattina ti svegli che stai d'incanto perché comunque c'è frescolino. Anzi, già noi dormiamo con la trapuntina, nemmeno con il lenzuolo, con la trapunta, perché onestamente sì, fa fresco la mattina. Comunque molto luminosa, tanto poi comunque ve la farò vedere, vedete, sì, vedrete, oddio, sono ancora addormentata, scusate, ve la farò vedere per bene nell'home tour che farò a breve. Niente, sta domani, volevo preparare una cenetta romantica per il mio ragazzo, solo che mi sono ricordata che fa la mattina. E quindi non gliela posso fare perché devo fargli la sorpresa, quindi dovrò aspettare che lui faccia il pomeriggio, così gliela faccio. Poi sabato forse vado al mare con mia mamma. Il rientro al lavoro dalle ferie invece è stato traumatico. Comunque tanto adesso la seconda settimana di settembre abbiamo un'altra settimana di ferie. Volevamo andare in montagna, però non ci si fa andare economicamente, quindi restiamo qua. Se tutto va bene, ci andiamo a febbraio a sciare e poi il prossimo anno, in estate, ci hanno invitato in Puglia. O andiamo o in Puglia o in Sardegna o all'Isola d'Elba, se ce la facciamo. Adesso vediamo un po' anche economicamente come stiamo, perché comunque, avendo la casa, non lo so, per ora va tutto bene, quindi non gonfiamo niente. Comunque adesso mi mangio un cereale e mentre mi mangio questo. Questi qua. Ah, non c'è scritto. Ah, scusate. Questi. L'altro giorno li abbiamo comprati anche al cacao, ma sono meglio quelli normali, questi qua. Poi mi lavo, comunque, poi mi lavo i denti e poi penso che andrò in giù. No, ancora no. Verso mezzogiorno, mezzogiorno e 10. Ancora non lo so. Mangiato il cereale, ho lavato anche i denti. Adesso 11:10 quasi, ancora no, è presto. Adesso aspetto un altro pochino, poi andrò in giù, lo mangerò, mi riposo, come se avessi fatto qualcosa stamattina. Non ho fatto veramente niente, guardate che panorama che c'è qua. Veramente bellissimo. Comunque laggiù c'è l'autostrada. Poi vado al lavoro. Anche stasera finisco alle 11, come ieri sera. Comunque se volete video di come faccio gli spormatini, ditemelo, così settimana prossima appena c'ho il giorno libero lo registro e poi lo pubblico. Cioè, si possono fare in due modi, o con panna o senza panna. Io ieri l'ho fatti senza panna perché il mio suocero non può mangiare latticini e io mi sa che sono un po' intollerante al lattosio, perché già due volte ho mangiato latticini, già due volte mi ha dato noia. Comunque, infatti, di latte io bevo questo, lo Zimil, ho sempre bevuto questo e non mi ha mai dato noia.
Adesso provo a comprare anche di quelli piccolini, quello normale, così guardo un po' se mi danno noia. Non so, già 2 volte che me lo fa. Comunque adesso vediamo, infatti gliel'ho già detto anche al mio ragazzo, e poi vediamo un po'. Se mi dà noia anche quello lì, allora andrò a farmi vedere, a fare le prove. Intolleranze, come si chiamano, non mi ricordo, insomma, ecco. Andrò a fare quelle lì e poi vediamo un po'. Tanto sicuramente mi daranno, se sarò intollerante, mi diranno di togliere il lattosio, ma già lo sto facendo perché appunto sto bevendo lo Zimil, quello senza lattosio. E bevo anche il latte di soia, però non so se praticamente io bevo questo latte di soia. Però non so se è quello senza latto, sì, senza latto e senza glutine, quindi non mi dovrebbe dare noia. Meglio così, visto che io a me il latte di soia piace veramente tanto. Mia mamma, tra l'altro, mi ha dato anche una ricetta da seguire in 4 giorni, ovviamente a base di smoothie, non so se avete presente quelli lì da bere, ovviamente a base di ananas però. Ti fai quello lì e dovresti dimagrire in 4 giorni. Ancora non ho provato. Comunque, lo proverò, poi vi farò sapere e se effettivamente funziona. Boh, adesso vediamo un po'. Ok, sto già scendendo. Almeno così arrivo a questo punto. Visto che devo comprare 2 cose per qui per casa. Vediamo così. Sapone. Devo andare anche ora, vedo se domattina ci riesco. Perché devo andare anche in comune per fare sai, no, c'è il cambio di residenza, che ancora non sono andata a farlo. Ma domattina vedo se riesco ad andarci. Speriamo, incrociamo le dita. Ok. È stata da Acquaspone, poi vi farò vedere quello che ho comprato. Sono già anche arrivata dai suoceri. Adesso aspetto che mi chiama il mio ragazzo. E poi quando arriva si mangia, poi vado al lavoro. Non ho completamente voglia. Domattina vedo mia mamma, vieni su casina mia. Sì, che bello. Non vedo l'ora. Ok. Tornata adesso a casa, sono già stata al lavoro, però prima, c'è il mio ragazzo che dorme, comunque vi volevo far vedere quello che avevo comprato oggi. Ma questo pone, perché vi avevo detto che c'era, ma dopo ho preso la carta igienica, questa qua, questi 2 pacchi, tutto profumo anche, poi ho preso i fazzoletti, profumo anche questi, ma perché mi sa che ho preso anche questi, sono i sacchetti per l'immondizia profumati, quindi ci sa che profumano per quello, poi ho preso il sapone anti-irritazioni, perché io praticamente ho una pelle talmente tanto sensibile che qualsiasi cosa, una puntura, qualsiasi cosa sia, subito mi si irrita la pelle, delle mollette, ne ho anche altre, però mi servivano delle altre, poi ho preso altri sacchetti, un arancione e uno viola, profumano tantissimo. Poi il profumatore per l'ambiente, perché due ce li ho, ma uno in bagno e uno è là sopra, che praticamente ho quasi finito. Poi 2 maxi carte da forno, che quando non me le avevamo comprate ci mancavano, quella per friggere, anche se posso andare direttamente all'altra mollette, poi
poi il detersivo per il pavimento, ne ho presi due, uno e due. Poi ho preso, penso non interesserà nessuno, vabbè, assorbenti per la notte, anche di quelli due. E poi ho preso queste le dasce per la lavatrice, le tre in uno. Noi usiamo queste invece di usare direttamente quello in detersivo normale, anche se abbiamo anche l'ammorbidente anche con altri assorbenti. E infine ho preso anche questo. Il detersivo per i piatti, comunque penso che poi alcune cosine tornerò a riprenderle anche, tornerò anche a riprenderle perché penso che non ci basteranno almeno un altro detersivo per i piatti, perché mi sa che poi ne ho soltanto uno. Vabbè, poi controllerò, tanto vale. Comunque, prima di salutarvi, volevo dirvi anche che, cosa sarà servito per voi? Praticamente oggi, quando sono arrivata al lavoro, è successa una cosa pazzesca. Praticamente un signore ha chiesto indicazioni stradali e poi a un certo punto era con sua figlia. A un certo punto gli fa a sua figlia: "Ah, hai visto la maglietta di quella ragazza? È stata a Santa Cruz." Praticamente avevo la maglietta che avevo oggi, quella rosa, praticamente no, non si vedeva le scritte, però torna indietro il signore, mi chiede: ma sei stata a Santa Cruz?" Ho detto: "No, veramente è stato un regalo che mi avevano fatto qualche anno fa." Dico: "Nessuno mi aveva mai chiesto se ero stata in quel posto, comunque mi ha detto di andarci perché è veramente bellissimo." Io vi saluto. Vi auguro la buonanotte, vi mando un grosso bacio, sono già in pigiama nel frattempo con la nottiera, vi mando un grosso bacione e ci vediamo, adesso mi metto a montare questo video e ci vediamo al prossimo. E vi faccio una promessa, sarò truccata la prossima volta perché sono veramente orribile così. Però sono tornata dal lavoro ora e sono stanca. Comunque, buonanotte, ci vediamo al prossimo video. Ciao!